Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha emanato un'ordinanza con la quale dispone il divieto di utilizzare aree pubblico-private soggette a pubblico passaggio, quale luogo di dimora e di bivacco, con lo stazionamento o il posizionamento di tende, camper, roulotte, furgoni e autoveicoli in genere. La disposizione si applica sia individualmente che a gruppi. L'atto del sindaco giunge dopo aver constatato il perdurante e crescendo utilizzo improprio delle aree oggetto dell'ordinanza e della risultanza di vari sopralluoghi effettuati dagli addetti al corpo di polizia locale, conseguente alle molteplici segnalazioni e alle richieste di intervento da parte della cittadinanza. Si svolgerà nella giornata odierna, nella sala conferenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, un convegno di approfondimento dal titolo L'analisi tecnico-legale dei contratti bancari e finanziari, organizzato dal Consorzio per gli Studi Economici Finanziari in collaborazione con la Società del Territorio. Al convegno parteciperanno docenti, professionisti e tecnici di rilievo nazionale e tratteranno le principali tematiche relative all'analisi di contratti bancari e finanziari, cercando di conciliare l'aspetto giurisprudenziale con l'aspetto pratico operativo. Il vescovo della diocesi di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia, all'inizio dell'anno pastorale, in data 30 novembre, ha pubblicato una nuova lettera pastorale rivolta a tutta la comunità diocesana. La lettera, dal titolo Collaboratori della gioia del Vangelo, svolge un'attenta riflessione sull'attualità della Chiesa e traccia le linee di azione per il piano pastorale diocesano per gli anni 2015-2017. L'Associazione Commercianti di Nereto, con il supporto dell'amministrazione comunale, hanno organizzato per la giornata di domenica 7 dicembre l'evento Mercatino sotto le stelle. Per l'occasione, il centro storico di Nereto sarà teatro di un ricco mercatino, caratterizzato da musiche, colori, sapori e atmosfere puramente natalizie, nonché da artigianato e prodotti tipici provenienti da tutta la regione. Insomma, una giornata ricca di eventi per un mercatino sotto le stelle, tutto da vivere. Questa ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.